Le note di Luca Barbarossa scaldano le storie che non sono scritte nei libri. A Valmelà, in una periferia romana durante l'occupazione nazifascista, nella parrocchia del Redentore, due preti, Don Petriconi e il suo vice Don Curzi, nascosero alcuni perseguitati politici. Tra questi Emilio Colombo, che sarà poi tra i padri costituenti e presidente del Parlamento europeo. Se lo sarebbe mai aspettato la storia di suo zio in questo contesto? Confesso di no, nel senso che sapevo ovviamente un po' di tutta questa storia, che però poi zio Emilio si fosse rifugiato, fosse stato accolto nella parrocchia del Redentore, sinceramente non lo sapevo. Ma da oggi, con il civico giusto, con il contributo della Commissione europea, la memoria riaffiora grazie all'impegno e alla passione del suo ideatore. È un lavoro certosino quello che state facendo, perché queste storie non sono scritte nei libri di storia. No, le andiamo a cercare, ce le raccontano, ma poi diventa un lavoro corale che coinvolge le scuole, il territorio, un lavoro che si fa molto sul territorio, coinvolge i storici che ci aiutano a verificare le fonti. Oggi Valmelagna che quartiere è? Sempre un quartiere che accoglie? Direi di sì, perché la parrocchia ha mantenuto questa dimensione e noi abbiamo una realtà bellissima che è la messa dei poveri da 32 anni. E anche lei è un parroco di frontiera? Io ho continuato la tradizione.